Siamo in compagnia di coach Andrea Nicolai alla palestra di San Marcellino dopo la netta vittoria della Fiorentina Basket su Pavia, terza di campionato, una vittoria convincente anche se la squadra era partita un po' a rilento, poco convinta in attacco e forse anche poco convinta e poco aggressiva in difesa. Poi c'è stata una svolta, una doppia svolta, fallo antisportivo fischiato a Di Bella e l'entrata in campo, l'esordio di Alessandro Grande che obiettivamente ha dato un'energia diversa alla squadra. Sì, siamo partiti con qualche errore di troppo, con qualche palla persa di troppo, che è una cosa su cui dobbiamo migliorare, che ci capita abbastanza spesso, e in difesa senza quella aggressività necessaria contro una squadra come Pavia. Sono d'accordo con te, l'ingresso di Alessandro ha dato una scossa a tutti, lui è entrato con grande voglia, era tanto che era fermo, quindi voleva esordire questo campionato, ha dato un grande contributo in quel momento, lì abbiamo rimesso la partita sui binari che volevamo noi, cioè grande aggressività, grande corsa, grande ritmo, e i ragazzi sono stati molto bravi soprattutto poi nel contenere la lotta a rimbalzi, dove sapevamo che potevamo essere inferiori come stazza, invece abbiamo vinto, diciamo, la sfida a rimbalzi numericamente, e questa è stata, secondo me, la chiave della partita. Vista dall'esterno, questa è una squadra che ha una grande comunicazione all'interno del gruppo, non solo con te come coach, ma tra i giocatori stessi. Oggi Genovese ha faticato un po' a trovare la via del canestro, però è una squadra che fatta da giocatori che si aiutano, questo non so se è merito del coach, se è merito dei giocatori stessi, dell'alchimia che si sta formando in questa squadra. È un gruppo scelto con accuratezza, con ragazzi con queste caratteristiche, quindi è normale che se non ci sono grosse problematiche particolari, l'atteggiamento dei ragazzi è questo, perché ce l'hanno dentro, quindi penso che sia una cosa molto importante parlarsi, comunicare, creare gruppo, aiutare il compagno, questo penso che è nel DNA di questa squadra. Sì, Salvatore ha avuto una giornata negativa al tiro, però devo dire che è una delle partite dall'inizio della stagione in cui mi è piaciuto più difensivamente, si è sbattuto, ha provato, si è sbattuto ai rimbalzi, ha avuto una giornataccia al tiro, però credo che abbia dato anche lui un contributo importante sul piano della fisicità e della convinzione. Una parola sola per il prossimo futuro? Niente, temevamo tantissimo questo inizio di campionato perché era veramente con partite difficili, siamo stati bravi a portarle a casa, dobbiamo continuare su questa strada, continuando a lavorare tutti i giorni come stiamo facendo, e sarà settimana in settimana capiremo il nostro valore e la nostra crescita. Intanto abbiamo sabato già un'altra partita difficilissima con la favorita del campionato Omegna, dobbiamo arrivare lì preparati per far bella figura. Un'ultima battuta, un appello ai tifosi. Sì, tifosi, quest'anno mi sembra che siamo partiti con un bel appoggio da parte dei tifosi, ne abbiamo bisogno, soprattutto man mano che le partite diventeranno più importanti, abbiamo bisogno sempre più gente, sempre più calorosa, proprio per creare un po' di fattore campo che in certe partite ti aiuta a portarli a casa. Rispetto all'anno scorso mi sembra che ci sia già un netto miglioramento, dobbiamo continuare così, la società sta lavorando molto bene con le società amiche nel territorio, con i tifosi, con gli appassionati di basket fiorentini, sono sicuro che arriveranno tutti i frutti. Grazie.